continuo ad esplorare l'oltrepò pavese. Salame di Vanzi. Buonissimo! Un approfondimento, un supplemento di indagine. Sono qua nella azienda artigianale dei due fratelli, Ezio e Alberto. Procedo. Ecco, si parla tanto di salame di Varzi. Mi interessa, voglio capire di più. Qui siamo da due fratelli artigiani che fanno queste cose qua. Che cosa hai tirato fuori? Allora, questa è la lonza. Sì. È la parte che è sulla schiena del maiale. E nel salame, oltre alla lonza, cosa c'è? Oltre alla lonza vanno bene anche le coppe, perché sì. Il disciplinare di produzione del DOP prevede che vengano impiegati tutti i tagli del maiale. Non è che a Varzi ci sia un grande allevamento di maiali, cioè una volta tutti l'avevano in casa, i contadini, eccetera. Sì. Allora, per fare una DOP, denominazione di origine protetta, voi che maiali potete usare? Noi possiamo usare dei maiali che seguono la filiera del prosciutto di Parma. Ah. Perché che fa la certificazione della DOP e l'Istituto Parma Qualità. Ma i maiali da dove possono allora, venire? Allora, i maiali per fare il salame di Varzi possono essere recepiti nelle tre province confinanti alla nostra e di conseguenza nelle tre regioni. Quindi regioni, noi siamo in Lombardia, sì. Possiamo prelevarli in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. Perfetto, quindi lì di maiali se ne trovano tanti. Va bene, e una cosa importante, voi prendete il maiale ma non fate il prosciutto, tutta la roba buona del prosciutto viene messa nel salame. Esatto, queste sono le cosce, questo è il filetto, anche lui è molto pregiato ma va messo nel salame. Ah, ecco, addirittura perché... i norcini di una volta se ti vedevano a prendere un filetto per mangiarlo ci mancava poco che ti tirassero il collo. Capito perché il salame di Varzi è un salame speciale, ma c'è di tutto dentro, c'è veramente una tradizione, una capacità, una cura, un lavoro. Comunque l'oltrepò, dai. Ci sono tante eccellenze, dai vini al salame, il tutto si fonde insieme, perché nel salame ci va il vino. Sì. Dopo si mangia il salame col vino. Dopo si mangia col vino, quindi è tutto collegato. Vino, salame, castelli, paesaggi, l'oltrepò è una bella sorpresa.